strada. Non so come faremo, non ho più venduto una scarpa, no. Vedi quella pelle laggiù, è sufficiente per farne un paio. Il calzolaio sedette si tenne la testa. Forza caro, andiamo a letto. Ma mentre il calzolaio dormì, nel suo negozio due elfi arrivarono. Le forbici magiche tagliarono, il martello magico colpì, colpì. Gli aghi magici cucirono, mentre il calzolaio dormì comodo. Guarda cara, sto sognando, queste sono le scarpe più belle mai viste. Mettile in vetrina, vediamo se vendono. Arriva un uomo ricco. Bene, 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 accettate 10 pezzi d'oro. Il calzolaio gridò. Certo. Compriamo altra pelle e altro filo. Vediamo che succede quando andiamo a letto. Mentre il calzolaio dormì, di nuovo nel negozio gli elfi arrivarono. Le forbici magiche tagliarono, il martello magico colpì, colpì. Gli aghi magici cucirono, mentre il calzolaio dormì comodo. La mattina non credevano ai loro occhi, c'erano paia in ogni taglia. Mettile in vetrina, se vendono. E si vendettero molto bene. Compriamo altra pelle e altro filo. Vediamo che succede quando andiamo a letto. Ma chi pensi faccia tutte queste scarpe? Ho un'idea, faremo così. Stanotte fingiremo di dormire e poi scenderemo giù a scoprire. E quando la notte fu buia e scura, i loro vestiti erano pieni di buchi. Ho un'idea, so cosa faremo. Faremo dei vestiti io e te. Compriamo stoffa e del filo. E torte. E formaggio. E burro. E pane. E tutto il giorno cucirono e fecero agli elfi dei begli abiti. Stanotte fingiremo di dormire e poi scenderemo giù a scoprire. E quando la notte fu buia e scura, gli elfi tornarono senza paura. Gli elfi non credevano ai loro occhi, i vestiti erano proprio della taglia giusta. Impilarono il cibo nei piatti e mangiarono di gusto. Urrà! Urrà! Gli elfi festeggiarono e subito felici amici. Le mie scarpe sono famose in questa città. Le persone arrivano da molto lontano. Siamo molto poveri, è sicuro, ma per fortuna gli elfi ci aiutarono. E certe no.